Fratelli e sorelle bianconeri, partiamo subito con la dedica dovuta a tutti i gufi. Fantastico! Credetemi, non so se essere più contento o incazzato. Contento perché la Coppa Italia è sempre un trofeo. E la snob, chi non riesce a vincerla? Sì, sempre meglio vincerla che non vincerla. Non è la Coppa dei Campioni. Però ci sta, ci conquistiamo il diritto di farci la Supercoppa il prossimo anno contro i prescritti e già questo deve dire tutto sull'importanza di questa competizione vinta. Ma io sono incazzato perché il secondo tempo della Juve, visto oggi con quella bava alla bocca, con gli occhi della tigre, i famosi occhi della tigre, mi fa incazzare perché non l'ho visto mai o quasi quest'anno. Anzi, senza il quasi, porca puttana, perché non avete giocato 4-5 partite quest'anno così? Mi sarebbero bastate. Questa squadra, lo sappiamo che ha delle carenze tecniche di costruzione di rosa, di allenatore, carenze evidenti. Però c'è stato di mezzo per tutto l'anno anche un fattore psicologico, di motivazioni, ragazzi. Non mi dite che queste sono state le stesse motivazioni messe in campo contro squadre allucinanti, squadre retrocesse. Li vedete motivati come pressavano, motivati. Partita dalla doppia faccia, ragazzi, incredibile. Perché il primo tempo eravamo sovrastati dalla solita intensità dell'Atalanta che è scesa come un trattore, sbagliato gol su gol, gol su gol. Siamo riusciti a passare in vantaggio praticamente al primo tiro in porta, forse all'unico tiro in porta del primo tempo. E poi è arrivato il pareggio atalantino, entrambi i gol, giusto dire, sono venuti da recuperi palla un pochino ai limiti del regolamento, però almeno uno compensa l'altro. Però tutti noi avevamo l'impressione di prendere il gol da un minuto all'altro, era sempre un costante tu per tu con i nostri difensori o con Buffon, ci schiacciavano come intensità, poi puff! Magicamente questa squadra che è sempre rientrata il secondo tempo molle, mollacchia, molliccia, quasi sempre quest'anno, e abbiamo quasi sempre preso gol subito, questa squadra rientra nel secondo tempo con gli occhi della tigre. La cosa non ha sorpreso solamente me e voi, ha sorpreso completamente l'Atalanta. Gasperini e i giocatori non si aspettavano minimamente una Juve in campo così. Un pressing altissimo, 7-8 giocatori negli ultimi 30 metri a pressare, l'Atalanta non riusciva più a ricostruire completamente. Pressing feroce, schiuma dalla bocca, recuperi palla, tackle feroci, un sogno. Con le nostre solite deficienze tattiche, sì, lo sappiamo, ma finalmente ho visto i famosi coglioni. Ho visto i famosi attributi, ragazzi, e mi sono incazzato perché non li ho visti mai quest'anno. Atalanta, sorpresa, ma questi sono gli stessi che hanno giocato il primo tempo. Sfiorati vari gol, un palo di Chiesa, fantastico, sì, più gol sbagliato sicuramente da un bellissimo, smarcato da un bellissimo tacco di Ronaldo. Poi è subentrato anche il famoso culo, che ci vuole sempre, vi ricordate il cul de sac? Il cul de Pirl, sì. Perché Pirlo stava sostituendo Chiesa. Aveva già pronto il cartellone col numero di Dybala e il numero di Chiesa che doveva uscire. Che cosa succede? Che all'ultima palla giocata Chiesa praticamente sradica la palla dai piedi del suo compagno, si inventa quell'1-2, si porta la palla sull'altro piede e conclude sul primo palo. Un gol incredibile, favoloso. Questo ragazzo ha delle accelerazioni che quando parte veramente... Mamma mia, ragazzi... Kulusevski, perché non doveva dire che Kulusevski giocava la partita così? Già, il primo tempo è stato l'unico a salvarsi dai nostri. Oggi non lo chiamo Kulusevska perché oggi è stato Kulusevski, non è stato Kulusevska. È entrato pure lui, ha schiumato pure lui. Mamma mia, ragazzi. Danilo a sinistra copre molto di più di quel bradipo di Alessandro. Primo tempo molti non c'erano, De Ligt stesso ha impiegato 15-20 minuti a prendere le misure a Zapata, come succede molte volte con i giocatori fisici diversi,
per caratteristiche fatichi un pochino a prendere le misure, poi obiettivamente dopo aver faticato all'inizio tanto ha preso le misure e ha sovrastato Zapata, non è riuscito più a saltarlo, né Zapata né altri, anzi De Ligt si è mollato due volte rischiando pure l'osso della caviglia, insomma ragazzi, non posso dire nient'altro, Chiellini non ha fatto sbavature, non ha combinato danno, non ha causato rigori. Anche quelli come McKennie che il primo tempo hanno sonnecchiato, ragazzi, il secondo tempo sono scesi alla grande. Quantomeno le deficienze dal punto di vista tecnico, Bentancur, McKennie, Rabiot, le hanno compensate dal punto di vista agonistico. Finalmente, direi finalmente. Era ora, era ora, era ora. E che cazzo, ragazzi. Però ho sempre questo rammarico di non aver visto questa squadra altre volte quest'anno. Sarebbe bastato, al termine di classifica, sarebbe bastato una o due volte vedere questa Juve per non avere problemi domeniche. Invece domenica dovremo tifare per questi stessi Atalantini, che hanno messo come al solito tanta, tanta grinta e tanto piede al limite, come è successo in campionato quando dovevano finire in 9 e hanno finito in 11. Lasciamo stare, dimentichiamoci questo, loro giocano sempre ai limiti dello spezzare una gamba. Palla o gamba, prendo quello, è sempre questione di centimetri. Loro ce l'hanno per caratteristiche di giocare in quel modo, a chi prendo, prendo. Mi sa che è andata male, il secondo tempo non si aspettavano una squadra che metteva la stessa ferocia agonistica. Ragazzi, non c'è niente da dire. Forse domenica non riusciremo a conquistare la Champions. Il match point è sui piedi del Milan. Sui piedi del Milan, sono avanti in classifica, loro padroni del destino. Ma in ogni caso, noi dobbiamo vincere, vincere. E poi non saremo più attaccati alla radiolina come succedeva il 5 maggio 2002. Saremo attaccati al telefono, alle app, a chi con Sky, chi con altre. Insomma, ragazzi, l'importante è che un orecchio su quel campo. Chi lo sa, magari arriverà qualche buona notizia. Se non arriverà ci sarà tanto rammarico, dopo quello che ho visto stasera ci sarà tanto, 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 tanto rammarico. Maledizione, ragazzi, non ci pensiamo più, qualche estate è stato, godiamoci questa vittoria e alla fine, in un'annata, una delle annate più merdose degli ultimi 20 anni, portiamo due trofei a casa e questo è dedicato a tutte le merde e a tutti i cucchi, a tutti i gufi di merda che erano lì pronti a celebrare il nostro funerale. Fino alla fine.